Eccoci con Emilio Molinari, abbiamo la fortuna di poterlo intervistare qui oggi al Forum Umanista. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Presidente del Comitato Italiano Contratto Mondiale dell'Acqua. Contratto Mondiale dell'Acqua. Oro blu, così lo definisco. Oro blu. Esattamente, esattamente. Risorsa vitale e a quanto pare oggetto di potere in questi anni. Qual è la situazione oggi di questa risorsa così fondamentale per l'esistere? Ma io credo che si debba ricorrere alle parole e agli scritti delle Nazioni Unite per definire. Le Nazioni Unite definiscono che siamo di fronte ad una crisi mondiale dell'acqua. Sostanzialmente i dati stanno dentro a queste cifre qua. Negli ultimi 40 anni di vita del pianeta ne abbiamo distrutto sostanzialmente più della metà delle risorse di cui disponevamo. Ed è previsto che entro il 2050 il 48% della domanda di acqua che l'umanità farà rimarrà senza risposta. Quindi in queste cifre c'è direi la situazione dell'acqua. A cascata possiamo dire, sempre da parte delle Nazioni Unite, che ci annunciano che 1 miliardo di profughi idrici si aggirerà per il mondo e quindi un Occidente, un'Italia, un'Europa così preoccupata dall'immigrazione, così diciamo proiettata verso la paura, deve fare i conti che o si danno risposte sulle questioni idriche mondiali o questo miliardo ce li avremo qua. Questo è il problema. Ecco, io credo che queste cifre ci danno la dimensione della crisi mondiale dell'acqua e ci dicono anche però diciamo l'incoscienza della politica e dell'economia mondiale, proprio una vera e propria incoscienza, bisogna dire. Perché pensare che di fronte a questa crisi la risposta possa essere il mercato libero e possano essere la privatizzazione, la mercificazione di questo bene, rendendolo come si può dire, una merce come il petrolio, quotata in borsa, oggetto di fondi derivati, di speculazioni varie, io credo che siamo alla follia, perché noi stiamo parlando di acqua, che è un bene insostituibile dal quale dipende la vita di tutti, per bere, per far da mangiare, per lavorare. Questo è diciamo, lo stato dell'arte, possiamo dire, in questo momento. Noi abbiamo come obiettivo quello di fare sì che l'acqua sia e diventi proprio nella legislazione internazionale, nelle legislazioni e nelle costituzioni nazionali, considerata un bene comune e un diritto umano. E come tale non oggetto di mercificazione, di regole di mercato, ma di regole della politica, di regole del vivere comune. Anche nella nostra associazione che chiamiamo contratto c'è questo senso, concetto. È il momento di riscrivere un contratto per vivere assieme i 6 miliardi su questo pianeta e lo si fa dalla fonte principale della vita, l'acqua. Come la si regola, si garantisce a tutti, si porta potabile, si garantiscono i servizi igienici, si impedisce che muoia 4.900 bambini al giorno di diarrea per dovuta all'acqua e si riparino le reti, come in Italia, che perdono il 35% dell'acqua, ne si risparmi sostanzialmente tanta, si modificano i processi agricoli che sono quelli che stanno distruggendo l'acqua e la inquinano più di tutti, cioè bisogna fare tutte queste cose, bisogna creare una nuova cultura nella testa della gente, nei giovani in particolare, noi pensiamo che debba diventare materia scolastica, formare l'uomo del futuro formato attorno a questi beni comuni essenziali. E la coscienza, il DNA che entri in noi, che questo è un diritto che abbiamo tutti. Ecco. Tutti questi splendidi propositi che sono nel contratto mondiale sull'acqua che lei promuove in qualità di rappresentante italiano fanno parte però di uno scenario che riguarda le amministrazioni pubbliche, i governi o comunque le realtà istituzionali. Chi ci ascolta, e cioè il cittadino comune, che cosa può fare? Il cittadino comune può fare molto. Il cittadino comune può fare delle buone pratiche, per prima di tutto, cominciare a risparmiare lui.
cominciare a utilizzare l'acqua del rubinetto e non ricorrere per esempio alle acque minerali. Sono piccole cose, ma che però servono a non mercificarla l'acqua, cioè a non dover pagare una bottiglia di acqua minerale come se fosse un litro di petrolio. Questa è l'assurdità. Bere costa ormai cifre incredibili. Cominci a fare queste cose. Nello stesso tempo io credo che il cittadino ha come vicinanza istituzionale il suo sindaco, la sua amministrazione pubblica. E io credo che debba cominciare a pretendere di partecipare alla vita politica, ma senza doversi interessare di tutto, ma di queste cose principali. Fammi sapere quanta acqua disponiamo, fammi sapere la qualità dell'acqua, fammi sapere i costi e perché di questi costi. Impedisci che venga privatizzata e tienila nelle tue mani, che ci sia ancora l'acqua del sindaco e dei cittadini. E queste cose le può fare, ogni singola comunità può fare queste cose. Può chiedere che nelle scuole venga riportata l'acqua del rubinetto, valorizzata questa cosa. E non, insomma, io credo che il cittadino può fare molto. Può fare talmente tanto che in alcuni paesi dell'America Latina, attorno a questa questione dell'acqua, si sono cambiati i governi, in cui è difficile star lì etichettare sinistra, destra, i vecchi schemi, le vecchie logiche. No, sono i governi dei beni comuni. Hanno detto l'acqua, il petrolio, il gas, la foresta, cioè i beni comuni fondamentali, la produzione del cibo, sono beni pubblici, collettivi, gestiti dalle comunità locali. E su questo si sono vinte elezioni, si sono cambiati i partiti, si sono cambiate persino le costituzioni dell'Uruguay, della Bolivia e dell'Ecuador, per mettere al primo posto l'acqua è un diritto umano e un bene comune. Io credo che invece sia in ritardo l'Europa su questo, ma sia soprattutto in ritardo l'Italia. L'Italia è l'unico paese in controtendenza in questo momento che si è permesso il 6 di agosto, quando tutti sono in ferie, nel silenzio più totale, di votare un disegno di legge che privatizza tutti i servizi pubblici locali, compreso quelli idrici, e fa obbligo ai comuni di privatizzare. E quindi i comuni si vedono espropriati da ogni gestione dei servizi. Ora, un comune che non gestisce più nessun servizio, cosa fa? Cosa serve? C'è da domandarsi che cos'è la democrazia se l'elemento municipale finisce e diventa semplicemente uno che vende il terreno per poter far cassa, perché questo il territorio si vende per far cassa, oppure ci si gioca in borsa, perché questo è che sta succedendo. I comuni sono ormai indebitati di derivati o di fondi di ogni tipo perché comprano le azioni in borsa per poter costruire la loro economia pubblica che non c'è più. Ecco, io credo che dovremmo fermarci e dire: ma dove stiamo andando? L'economia diventa un gioco d'azzardo. L'acqua, che è un bene comune, lo mettiamo sul mercato in preda alla speculazione e alla borsa. C'è qualcosa che non funziona e credo che in molti paesi stanno ragionando. Vorrei dire che anche qui non c'è destra e sinistra. In Europa alcuni paesi si sono mossi, ne voglio citare un paio. Uno è il Belgio, che ha fatto la legge che dice l'acqua in Belgio non si privatizza, e l'altro è la Svizzera. La Svizzera, che è un paese che non mi si dica che è di sinistra o che non abbia vocazioni liberiste in campo del mercato, però almeno sull'acqua ha detto l'acqua è un monopolio di Stato, non si tocca. Ecco, io credo che c'è molto da pensare alla politica italiana, credo che siano rimasti gli ultimi giapponesi ubriachi di privatizzazioni e che continuano senza fare i conti di quello che sta succedendo. Vogliamo chiudere dopo tutto questo con un messaggio positivo, anche perché gli anni di recessione che ci aspettano accentuano questa problematica in maniera ancora più forte, più drammatica. No, sappiamo che l'Italia è uno dei primi paesi al mondo per consumo pro capite d'acqua minerale. Proviamo a dare un messaggio un po' positivo per chiudere. Ma il messaggio positivo è che possiamo farcela, nel senso che è questa la crisi economica da una parte, che sta finanziaria da una parte, che ci sta mostrando che la strada delle privatizzazioni non funziona, e dall'altra la crisi ambientale che avanza, la crisi mondiale dell'acqua, ci dicono che c'è anche un'opportunità per tutti di riprendere in mano i nostri destini. E io credo che in Italia qualcosa cominci a essere. Voglio fare un esempio di positivo.
in Lombardia, di fronte alla prospettiva della privatizzazione dell'acqua in Lombardia, promossa con una legge dal governo regionale, 150 comuni più un movimento di cittadini, 150 comuni più un movimento di cittadini hanno promosso un referendum abrogativo di quella legge. È la prima volta che succede. E sono comuni trasversali, abbiamo dentro comuni di centrosinistra, comuni di centrodestra, comuni della Lega, comuni di Rifondazione, c'è dentro di tutto. E io credo che è un bel segnale questo, che si ce la può fare, vuol dire riprendere l'idea della comunità anche, ecco, riprendere che noi possiamo contare, noi possiamo farcela perché nel nostro comune, nel nostro territorio siamo in grado di gestire e controllare direttamente il bene fondamentale che è l'acqua.